tiro sulla rete, incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata di Handball Talk, il podcast interamente dedicato alla pallamano. Intanto saluto subito il mio compagno di viaggio, Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi. Ciao Matteo e ciao a tutti gli appassionati. Stavo introducendo questa piccolissima novità, cerchiamo di introdurne sempre settimana dopo settimana. Questa volta avremo per la prima volta una puntata divisa in due con due ospiti. Saluto il primo, ci fa molto piacere poter parlare con lui non solo di pallamano ma anche di Serie A1, Peppe Vinci, tecnico dell'Albatros Siracusa. Ciao Peppe, ben ritrovato. È una delle squadre, una delle squadre promosse nel campionato di A1, quindi ci fa molto molto piacere ritrovare una piazza così importante nel campionato, nel massimo campionato. Intanto immagino che sì, c'è stata questa promozione e ne parliamo sicuramente, ma dobbiamo fare i conti col momento. In settimana, Peppe, è arrivata l'ufficialità rispetto alla sospensione definitiva del campionato, non si assegnerà lo scudetto. Tra i verdetti ci sono solo la vostra promozione e in generale le promozioni dalla 2 alla 1. Come stai vivendo questi giorni? Come si vivono questi giorni a Siracusa e nella pallamano di Siracusa? Ma guarda, a Siracusa siamo stati diciamo abbastanza tranquilli in questo periodo, devo essere sincero. Devo dire che il Covid-19 qui ci ha colpito non in maniera devastante come è stato in altre regioni d'Italia, e dobbiamo reputarci molto molto fortunati. Nonostante ci siano stati diciamo tante avvisaglie diciamo che potevano far pensare al peggio, ci siamo difesi abbastanza bene, ecco. E così a questa diciamo, non avendo avuto un grosso attacco dal Covid-19, diciamo, siamo riusciti anche un po' a pensare alla pallamano, ed è stato un momento anche per tutta la città, questo della promozione dell'Albatro, un momento di gioia per tutta la città, quando eravamo tutti dentro veramente non si riusciva a condividere niente, ecco, non siamo in un momento dove non c'era condivisione. Assolutamente. E poi Matteo, ricordi l'altra volta, la scorsa puntata, quando abbiamo ricordato quanto può far bene la pallamano avere delle città importanti, anche decisamente grandi, no? Nel mondo della pallamano che conta, quindi in A1 abbiamo ricordato Sassari, abbiamo menzionato Siena, e quindi adesso anche ritrovare Siracusa, una città importante, storica sia nella pallamano ma che ha anche un'estensione insomma di tutto rilievo, può far solo che bene, ecco, al nostro mondo. Peppe, non siete abituati a stare dietro la Siracusa, no? A stare nelle retrovie, intendo la 2, dai. È stato un passaggio, solo un passaggio. È stato un passaggio obbligato che ci ha fatto male in passato, però se dentro di noi, quando nello stesso giorno, come ho detto ieri a una testata giornalistica locale, dentro di noi, nel momento stesso in cui purtroppo con grande dolore la società aveva dovuto rinunciare alla 1, già pensavamo a come impostare la strada che ci avrebbe potuto riportare in un tempo migliore. A Siracusa c'è il virus della pallamano, comunque cova sotto la cenere se vogliamo, no? Quindi insomma è una città dove il DNA e la genetica della città stessa è intrecciata alla pallamano, quindi è impensabile pensare che, scusate il gioco di parole, ma è assolutamente impensabile immaginare una piazza così importante fuori dai giochi, ecco. Quindi è giusto che sia così e siamo tutti straordinariamente felici. Poi soprattutto lasciamelo dire anche da chi a Siracusa ci ha giocato, e quindi un pezzo di cuore è sicuramente bianco-nero, chiaro, no? Ecco Peppe, lo stavo dicendo, Gigi lo sa bene, no? Tu l'hai avuto pure come giocatore. Beh, sai, credo che in tutte le squadre dove è andato Gigi sia stato sempre un valore aggiunto, soprattutto a prescindere da quello che è indiscutibilmente il suo valore sul campo. Quindi penso che dove sia andato, in qualunque posto sia andato, abbia lasciato un buon ricordo, e anche a Siracusa
devo dire che lui diceva quando è andato via da Siracusa, non è stato il mio massimo da un punto di vista di resa sul campo, però devo dire che ha lasciato tantissimo qui a Siracusa. E poi non è vero che non ci sono state non c'è stata resa sul campo, è stato sfortunato perché poi è arrivato a un certo punto della stagione. Certo, diciamo che ci ho lasciato anche un crociato. Purtroppo sì. Esatto, purtroppo sì. Però sì, dimmi perché. Devo dire che in relazione anche al ruolo, avercene di tanti Gigi Di Marcello. Peppe, sì. Io non so se le avete visto, mi rivolgo a entrambi. Io ho visto stamattina proprio delle foto dei giocatori della Rhein-Neckar Löwen, la squadra della Bundesliga, che si allenavano con le mascherine, con le distanze. Questo si ricollega a quello di cui parlavamo a microfoni spenti, e lo spiego. Come si ricomincerà a giocare adesso? Perché va bene, abbiamo chiuso la stagione. Adesso bisognerà ricominciare comunque a pensare, ad affrontare la vita e quindi di fatto anche lo sport, no? In relazione alla situazione del coronavirus. In uno sport come il nostro, in cui stare vicini, stare a contatto è una cosa che non si può evitare di fatto, non è facile, tra l'altro per società che, per quanto ottimamente organizzate e strutturate, sono comunque dilettantistiche, quindi fare fronte a degli obblighi che si porranno non sarà facile. Allora Matteo, io credo che l'importante sarà avere un protocollo medico molto chiaro, e poi spero che, anche essendo, come dicevi tu, uno sport dilettantistico, anche i giocatori abbiano fiducia in quello che viene, nelle direttive che vengono date, perché come abbiamo potuto vedere in questi periodi di quarantena, purtroppo non è che il popolo italiano abbia avuto tanta fiducia di cosa gli è stato trasmesso. Quindi adesso il popolo sportivo della pallamano, se recepirà bene tutto quello che ci dirà il protocollo medico, allora sarà una ripartenza un po' difficile ma speranzosa, altrimenti sarà molto dura, soprattutto per le società, perché le società dovranno affrontare questo periodo di ripresa con tanto senso di responsabilità e mettendosi dentro fuori, e questo credo che sia una condizione sine qua non, un'equipe medica che possa aiutare le società a riprendere gli allenamenti. Indubbiamente sì, Gigi, anche tu, no, da giocatore diventa un aspetto centrale questo. Sì, sì, a me piacerebbe anche entrare anche, come dire, nella praticità, no? Perché poi siamo qui a fare esercizio di intelletto. Allora, chiaramente il Covid-19 ci ha abituato ad una cosa, che il contagio avviene principalmente per le vie respiratorie e per gli occhi. Quindi naso, bocca e occhi ci hanno, diciamo che oramai è materia conosciuta a tutti. Nello sport della pallamano, che è uno sport di contatto, nel caso in cui dovessero essere ancora prese, quindi giocare con delle misure massime, immagino, può essere anche una cosa abbastanza goffa, però immagino questo, giocare con le mascherine e gli occhiali, quelli trasparenti anti-crash, insomma, no? Quindi infrangibili. Può essere, non lo so, se questo è una cosa che può far accelerare la ripresa, chiaramente molto scomoda che ben venga, altrimenti insomma in questo momento non oso immaginare a quale possano essere le cose pratiche, anche perché immaginiamo anche un palazzetto o addirittura una palestra, una squadra usa gli stessi attrezzi, ad oggi dovremmo disinfettare ogni tipo di attrezzo preso dai singoli giocatori, che può essere il bilanciere, che possono essere dei manubri, che può essere la palla stessa se vogliamo. Quindi insomma facciamo esercizio di intelletto, ma aspettiamo ansiosi quelli che sono le direttive pratiche, quelle che ci potranno permettere di rientrare in palestra in sicurezza e di ricominciare a giocare. Al netto di tutto questo, parlando della pallamano che più ci piace, Peppe, che squadra state allestendo, a che cosa
ambite, come vi presenterete al prossimo campionato? Guarda, io credo che la storia ci ha detto che l'Arbatro ha sempre fatto delle squadre dignitose, dove non ha mai sfigurato. E posso affermare tranquillamente che continueremo sulla nostra strada della valorizzazione dei giovani e magari punteremo a qualche giovane di talento per rinforzare la squadra e soprattutto partiremo da dove abbiamo finito, ecco, dal gruppo che si è ben comportato nel campionato di A2 e sicuramente proveremo ad implementarlo in qualche ruolo strategico per figurare nella Serie 1. Ecco, con i dirigenti la cosa che ci siamo sicuramente detti e nella quale siamo tutti d'accordo è quella che dobbiamo venire a Siracusa a giocare solo chi ha grande entusiasmo e grande voglia di vincere una scommessa, perché non abbiamo in questo momento la prosopopea di dire puntiamo allo scudetto. Quindi quando tu allestisci una squadra che non punta allo scudetto devi avere veramente persone che hanno voglia affamate di gioco e soprattutto di sposare la causa, ecco, di difendere una maglia che secondo me è abbastanza gloriosa per la pallamano italiana, ecco. Ma per la piazza, ecco, più che per il nome. Siracusa è una piazza che ha dato tanto alla pallamano, ecco. E che campionato, sono sicuro, insomma, tu da tecnico che ha allenato a lungo, tantissimo tempo in Serie 1, hai osservato in questi anni in cui non ci siete stati sicuramente il campionato, che trend hai visto, che campionato ti aspetti di vedere, soprattutto il prossimo anno, di affrontare ancora di più il prossimo anno? Matteo, sinceramente devo dire che ho seguito un po' la 1 in questi anni, soprattutto per buona parte dello scorso anno quando mio figlio era stato su, certo, su a Siena. E devo dire che ho visto tanta quantità, e un po' deluso, lo dico con tanta sincerità, degli stranieri che sono venuti in Italia. C'è molta qualità di italiani e quindi io credo che se veramente si vuole fare un buon lavoro anche prospettato nel futuro, secondo me ci sono molte squadre che possono puntare sugli italiani in generale per fare un campionato anche qualitativamente migliore, perché alla fine credo che purtroppo anche con quello che vivremo dopo la ripresa delle ostilità, diciamo, non è che ci saranno grandi stranieri che possano venire, secondo me, a sposare la causa del campionato italiano. Questo è un mio, così la vedo, così poi magari sarò smentito, su questo mi auguro di essere smentito, però io sono punterei molto sugli italiani, ecco. Tutte le società ce n'è materiale italiano che sicuramente può ben figurare nel nostro campionato. Questo è fuori di dubbio, Gigi, l'abbiamo visto e lo vediamo ancora fortunatamente, soprattutto anche con le nostre nazionali giovanili, no? Con i nostri ragazzi che fanno bene sia nel nostro campionato sia con la maglia azzurra. Sì, c'è tanto materiale, ci sono tanti ragazzi validi che hanno dimostrato di poter far bene in Italia sin dalla tenera età e che scelgono e sono anche, come dire, protagonisti nelle scelte che qualcuno fa dell'estero, quindi insomma non sfigurano né in Italia che all'estero, e questo lascia ben sperare per il movimento della nazionale italiana e per il movimento della pallamano. Fermo restando che, per finire anche il discorso di Beppe, che mi trova comunque, insomma, che condivido, c'è da anche sottolineare il fatto che lui parlava di stranieri e di italiani, no? Che è stato un po' deluso dagli stranieri che venivano in Italia, alcune volte far spostare le persone sul territorio nazionale, capitano situazioni strane in cui qualche straniero può anche costare meno di qualche italiano per una sorta di tutela, no? Anche come rimborsi spese, come gestione. Quindi questo è il momento attuale, questo ci dice.
Io sugli italiani, mi permetto di dire una cosa, che loro dovrebbero avere, i giovani italiani, più voglia di scommettere su se stessi. Certo. E questo ancora un po' manca, ancora un po' manca questo, perché come dicevi tu prima, si pensa di più al rimborso anziché a dire ora mi metto in discussione 1 o 2 anni e vediamo veramente quanto valgo e cosa succede. Grazie Peppe, grazie per aver accettato il nostro invito, ci fa sempre piacere parlare con te, ci fa piacere soprattutto ritrovare Siracusa in Serie 1. Grazie a voi, una buona giornata. Grazie. Ciao Peppe. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Matteo, arrivederci. Ve l'avevamo promesso, secondo ospite di oggi, salutiamo con grande piacere Salvatore Onelli, tecnico del Gaeta. Ciao Salvatore. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao Salvatore. Ciao Gigi, ciao. Siamo al completo. Allora, dai. Salvatore, come stai intanto trascorrendo questi giorni, ormai questi mesi? Ma sì, si comincia un po' a sentire la noia, però ovviamente uno fa anche un po' di necessità virtù, no? Quindi si cerca di approfittare di questo periodo, che è raro perché è difficile avere poi tanto tempo libero anche per gli allenatori e per chi anche come me ha un altro lavoro, quindi approfitto per aggiornarmi, per partecipare a questi webinar della federazione che sono stati molto utili, guardare seminari online anche di altre nazioni, insomma si fa il possibile, no? Anche per preparare poi la prossima stagione al meglio. Esattamente questa era la mia domanda, no? E in qualche modo ha già risposto Salvatore, cioè in che modo si ciba di pallamano aspettando quella che è diciamo il rientro nei palazzetti, perché chiaramente in questo momento è giusto mettere tanta legna in cascina, come sicuramente sta facendo e come sappiamo faccia già Salvatore, quindi webinar e quant'altro, per poi, come dire, rovesciare tutto quella che è l'energia e la voglia che ognuno di noi ha nel ritornare nel palazzetto, per ritornare alla pallamano giocata. La mia domanda invece in questo momento è un'altra, nel senso, qual è il bilancio di Salvatore Onelli? Comunque lui è una memoria storica della pallamano giocata e da un po' di tempo passato dall'altra parte della barricata, quindi da allenatore. Qual è cosa pensa della pallamano che c'è in questo momento in Italia e cosa pensa abbia in serbo il futuro, anche in funzione degli ultimi cambiamenti epocali? Ecco. Guarda, questa pausa viene in un momento sbagliato, no? Perché comunque la pallamano italiana stava, come diceva anche Borzic settimana scorsa, stavamo andando molto meglio, stava crescendo un po' tutto il movimento e diciamo stavamo raccogliendo i frutti della prima crisi economica che c'era stata, no? Dove poi si investiva molto sui giovani, quindi i frutti si stavano raccogliendo. Io spero solamente che non bisogna tornare molto indietro, ma cercare di tenere il passo più possibile, perché è veramente un peccato buttare tutto quel lavoro fatto da quando c'era il girone unico, era una pallamano più bella, delle partite più equilibrate, quest'anno soprattutto era stato veramente un campionato difficile per tutti, soprattutto per noi che lottavamo per la salvezza, perché salvarsi quest'anno era veramente difficilissimo e comunque le due squadre che sarebbero scese sarebbero state due ottime formazioni, no? E per il futuro, ripeto, io spero che si raccolgano meno cocci possibili e si possa ripartire nella miglior maniera possibile. Adesso è un po' difficile, no? È difficile capire come si ripartirà. Chiaramente chi avrà i settori giovanili migliori, vedi Cassano, vedi Merano, queste società avranno un po' meno problemi, ma altre avranno molti problemi, quindi bisogna vedere un pochettino come ripartire. Ecco, secondo te cambierà un pochettino la geografia della parte alta della classifica, la geografia di chi lotterà per lo scudetto, da allenatore, da tecnico, che cosa ti aspetti da questo punto di vista? Nel senso che, come hai detto tu, probabilmente no, chi magari ha un serbatoio giovanile importante avrà già giocatori pronti da mettere anche in prima squadra, senza necessariamente dover toccare le risorse economiche, che sicuramente in un contesto generale come quello che ci aspetta un pochettino vacilleranno, no? Sì, sicuramente la geografia io non so quanto può cambiare,
è una questione di economica, parliamoci chiaro, quindi al nord probabilmente potrebbero essere messi un po' meglio, ma bisogna vedere. Sì, poi sì, ma per geografia magari intendo anche semplicemente da una città all'altra, non necessariamente proprio da nord a sud, senza tirare in ballo nord a sud, magari, non so, se, ecco, tu hai detto Cassano in questi anni è arrivata già in semifinale scudetto, poi gli è sempre mancato qualcosa, un qualcosa che probabilmente, ma non so, magari adesso ci potrebbe stare o no. Sì, sì, chiaramente se Cassano riesce a mantenere lo stesso roster, sicuramente l'anno prossimo sarà una delle squadre da battere, no? Sassari probabilmente potrebbe essere la squadra da battere, secondo me lo sarà. E ecco, bisogna vedere Bolzano anche che cosa riuscirà a fare, perché pare che stia un po' tra virgolette smantellando, ma non credo che smantellerà completamente la situazione, perché sicuramente faranno una squadra d'altezza. Ecco, diciamo che probabilmente cambierà qualcosa, perché io vedo attualmente una sensazione Sassa di Cassano, le vedo messe un po' meglio rispetto a altre società. Gigi, guarda, io partirei proprio da Sassari, perché mentre parlava Salvatore riflettevo su un punto, cioè il Sassari credo che più di tutte le altre compagini abbia finito questo campionato, quindi rispetto al blocco a cui sono state costrette tutte le squadre, con un entusiasmo maggiore di tutte le altre. Perché dico questo? Perché come avevamo osservato anche in altri podcast, nessuno avrebbe scommesso che il Sassari, addirittura per alcuni momenti si è pensato a giocare una Final Four in cui c'era il Sassari, quindi il Sassari in realtà praticamente ha chiuso il campionato nelle prime quattro posizioni, e quindi una squadra che, a differenza del Siena, come più volte abbiamo ricordato, è iniziata benissimo e tutti avrebbero scommesso su una buona riuscita del Siena, comunque sarebbe arrivato fino alla fine, invece poi si sono incrociati i destini, cioè mentre il Siena scendeva vertiginosamente verso il basso, il Sassari ha iniziato a prendere quota e ha finito questo campionato credo al massimo del proprio entusiasmo. Quindi sono d'accordo con Salvatore, credo che il prossimo anno sarà una squadra da battere, perché credo che il Sassari un altro anno farà di tutto per confermare il roster, e penso ci riuscirà, e potrà essere una squadra molto più temibile di quanti di come si potesse pensare solo fino a qualche mese fa. Insomma, sì, assolutamente, sono d'accordo con entrambi, e vedremo che cosa verrà fuori da questa situazione. Chissà che magari non possano venire fuori anche che ci possano essere delle opportunità, insomma, in qualche modo. Ad esempio, tra le opportunità, sicuramente hai detto bene tu, Salvatore, intanto in precedenza, quella della formazione degli allenatori con questi webinar proposti dalla federazione, proposti dall'area formazione. Ho seguito anch'io qualcosa nella mia totale assoluta ignoranza, tanti relatori anche di livello ho visto coinvolti da Riccardo, sì, Trellini. Sì, sì, veramente ce ne sono stati alcuni, adesso ultimamente c'era Manolo Laguna che ci seguiva con costanza, ma anche interventi di Giugic, di Montali, cioè stiamo parlando di Giampaolo Montali che non lo scopro certo io, quindi sono stati webinar di alto livello, ma ogni lezione è stata preziosa, da ogni lezione si imparava qualcosa, quindi sicuramente chi ha partecipato ne farà tesoro, e penso che la maggior parte di noi che abbiamo partecipato non vediamo proprio l'ora di metterle in pratica queste cose, ed è un peccato adesso stare ancora fermi, non si sa fino a quando, no? Certo, assolutamente. Senti, un tema interessante di cui discutevamo anche nel primo quarto d'ora della puntata con Peppe Vinci, tecnico del Siracusa, che è stato il nostro primo ospite: si ricomincerà, non sappiamo bene ancora naturalmente i modi, perché non sta a noi dirlo, e capiremo come sia il governo sia poi a cascata il CONI deciderà i tempi e le modalità, ma ecco le modalità, non so se tu hai visto, la citavo prima, la foto dei giocatori del Rhein-Neckar Löwen, sì, che in Bundesliga si allenano hanno ripreso ad allenarsi con la mascherina. Che pallamano ti aspetti da allenatore da questo punto di vista, no? Che cosa ci dobbiamo aspettare, che cosa dovremo fronteggiare? Ma io credo che si possa cominciare solamente quando leveranno di mezzo le mascherine, perché suppongo che allenarsi con le mascherine sia improponibile. Ecco, io voglio credere che il Löwen in quel momento
stava facendo solamente un po' di ripresa di attività individuale, perché non posso credere che si stia correndo con la mascherina, si fa proprio fatica a prendere ossigeno, quindi non posso pensare, non posso vedere insieme allenamento e mascherina insieme, insomma, quindi io credo che questa sia stata solamente un modo per anche una causa di forza maggiore, certo, ma certo. Sì, non posso credere che ci si possa allenare in queste situazioni, e quindi io penso che si riprenderà quando si potrà, e magari all'inizio si starà un po' attenti, poi io non so che misure daranno, questo è proprio un'incognita, sono proprio l'ultima persona che può dirti quali sono le modalità, certo, migliori per riprendere, quindi non ti so dire. Assolutamente sì, no, con Gigi anche prima facevamo caso alle chiaramente inevitabili difficoltà legate proprio dalla quotidianità del fare allenamento insieme, dell'utilizzare gli stessi attrezzi, no Gigi? Sono cose, insomma... Sì. Scherzavamo un po', Salvatore, prima dicevamo, riflettevo su come in base alle indicazioni di questo momento riniziare in tutta sicurezza non può prescindere dall'utilizzo della mascherina e dagli occhiali per proteggere gli unici punti di contatto importanti, cioè gli occhi, naso e bocca, però oggettivamente convengo con te che questa è la cosa più distante possibile da quello che può essere una pallamano comoda, no? Per essere espletata, insomma, si fa fatica a giocare con la mascherina e con gli occhiali, si fa fatica anche solo a pensarci, ecco. Ma sì, però, assolutamente. Però stiamo comunque dobbiamo aspettare quelle che sono le indicazioni, perché se per assurdo dovessero essere queste, ci si adatterà, non so in che modo, non so come, non so perché, però piuttosto che andare controcorrente ci si atterrà a quelle che saranno le indicazioni predisposte dagli organi sanitari. Salvatore. Sì, sicuramente. Vai. Dicevo, la cosa migliore sarebbe verificare che tutti i partecipanti, tutti coloro che fanno allenamento non siano positivi, no? Quindi che siano sani, tra virgolette, ma questo qui, come dicevi tu, è molto difficile nel nostro mondo fare una cosa del genere, insomma il calcio, no? Quindi è complicato, dai. Vedremo, di sicuro non siamo l'unico sport dilettantistico, no? Da un punto di vista dello status dei suoi giocatori, dei suoi praticanti, quindi sicuramente saranno delle misure estese non solo alla pallamano. Senti, tornando invece alla pallamano giocata, come reputavi il campionato del Gaeta fino alla sosta, fino allo stop? Un campionato, come hai detto tu, equilibrato, avete strappato punti importanti, ma un campionato anche faticoso sicuramente. Sì, era molto, molto difficile, veramente. Diciamo che noi abbiamo avuto un campionato un po' particolare perché abbiamo avuto degli infortuni importanti, primo su tutti quello del menisco di Sharenat, si è dovuto operare, quindi sai, comunque un ragazzo di 30 anni che si opera al menisco, poi ha fretta di riprendere, quindi non l'abbiamo mai avuto poi al 100%, e per noi che era una squadra fondata principalmente sugli stranieri, purtroppo, perché non avendo un settore giovanile proprio florido abbiamo dovuto pescare fuori, e per noi era un'assenza importante. Anche senza di lui e anche senza Brizzolo qualche volta abbiamo fatto delle belle partite, vedi Bressanone, però abbiamo fatto fatica, e adesso ne avevamo recuperato tutti e avevamo un calendario buono, perché noi nelle prime sette gare abbiamo preso le prime sei in classifica, quindi avevamo adesso un calendario in discesa, avevamo la possibilità di fare almeno 8 punti, e quindi per noi il bello doveva arrivare chiaramente, quindi io penso che la classifica nostra di penultimi era un po' bugiarda perché era dettata dal calendario, però pazienza, insomma è andata così, ci siamo tolti delle soddisfazioni anche quest'anno, ma sicuramente potevamo fare meglio, quello sì. Matteo, voglio chiedere una cosa a Salvatore, cioè quanto influisce, ha influito le problematiche strutturali, perché mi corre l'obbligo ricordare di come il Gaeta purtroppo abbia questo gap strutturale, no? Quindi ha un problema di struttura, fa fatica a trovare un palazzetto nel quale giocare, ha il problema della tensostruttura che è fatiscente, quindi insomma ha dei problemi oggettivi, e quindi secondo me quest'anno come gli altri anni hanno fatto dei miracoli, perché conoscendo anche quel tipo di situazione
immagino sia veramente dura a trovare la quadratura, gli stimoli e la possibilità di lavorare al meglio. Quindi è chiaro che poi ci si fa di necessità virtù, però ripeto, quanto può contare e quale può essere la fine di questo calvario secondo te? Conta molto. Io penso che sia tu che Matteo vi ricordate di com'è giocare a Gaeta. Anche Matteo penso sia venuto a giocare col Pescara qualche volta a Gaeta tanto tempo fa e insomma venire a vincere in quel campo a Gaeta è sempre stato difficile, è un campo a livello storico, è sempre stato così, no? Era veramente un'arma in più e quindi questo per noi sono già dei punti in meno comunque in classifica in partenza sicuramente. Fortunatamente abbiamo avuto la disponibilità del comune di Itri qui vicino per allenarci, quindi almeno per quello non abbiamo avuto problemi. Certo non era Gaeta, ma comunque siamo allenati bene e la soluzione c'è, perché il palazzetto dovrebbero partire la costruzione del nuovo palazzetto e il problema è che è già un anno che dovrebbe partire, ci sono problemi burocratici, quindi non si sa quando si inizia e per Gaeta questo è un grande problema. Va bene Salvatore, detto questo speriamo di poter dire presto basta o comunque a ridurle dirette Instagram, collegamenti, cose così e tornare a giocare prima possibile. Ma sì Matteo, intanto io vi ringrazio, vi faccio anche i complimenti per quello che state facendo, perché è veramente un bel lavoro quello che state facendo, ci tenete compagnia, anche i webinar della federazione sono molto utili, quindi sono contento di quello che è stato fatto in questo periodo e vi ringrazio. Gigi, vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, intanto ringrazio Salvatore dei complimenti, perché chiaramente ognuno di noi in questo momento è dovuto e tenuto a portare per quelle che sono le proprie possibilità acqua al mulino del nostro mondo, se vogliamo. E poi Matteo, uno strappo alla regola. Vai. Facciamo una cosa, facciamoci fare una domanda a Salvatore, un po' faccio una domanda che ti rispondiamo, mischiamo le carte. Una domanda da Salvatore Onelli a Matteo Altamonte e un'altra domanda addirittura, da Salvatore Onelli a Pierluigi Di Marcello. Così mi è venuta così, estemporanea. Ti ringrazio Gigi, veramente sei un amico. Prego, così, buttata lì, qualsiasi cosa. A te Gigi volevo chiedere se hai già creato una piscina olimpionica lì a casa tua, perché so che ti deve fare con bricolaci tutto questo tempo, penso che forse sei stato in grado di crearla. Ma guarda, la piscina olimpionica l'ho appena smantellata, adesso sto creando una pista d'atterraggio per gli elicotteri. Certo. Sto cercando di fare di tutto, sì, certo Salvatore, cerco assolutamente di ingannare il tempo, c'ho tanto spazio e tanta possibilità, quindi ho dato sfogo a tutte quelle che sono state le mie idee e le possibilità di inventare allestendo giardini e angolo di divertimento che in questo momento condivido con me e i miei amici immaginari, spero di condividere al più presto con qualcuno di fisico, perché chiaramente la noia si impadronisce anche delle idee a lungo andare. Vabbè, a Matteo chiedo se è veramente un piacere lavorare con Gigi o se fai finta. Assolutamente, no, è stata una scoperta meravigliosa, una scommessa iniziale, ma dopo la prima partita insieme già una scoperta meravigliosa. Ma questo è il ruolo proprio adatto di è vero. Gigi nasce per questo. Hai visto? Ha fatto finta di fare il portiere ma in fondo era camuffato. Lui mirava questo, quindi attento Matteo, già lo sai. Va bene, provo a gestirlo per quanto possibile. Ecco. È vero, Matteo praticamente è la mia mosca cocchiera, no? È quello che mi gestisce, che mi ha fatto e mi ha dato la possibilità di entrare in un mondo straordinario e quindi in realtà tutta la mia carriera è stata fatta per conoscere persone e prendere informazioni poi da mettere a disposizione totale di Matteo Altamonte. Sono fiero di questo, grazie Matteo. Scherzi a parte, no, grazie Salvatore per aver accettato il nostro invito. Grazie Gigi, ci sentiamo ciao, la settimana Matteo, prossima. Ciao Salvatore. Ciao ragazzi. Ciao a tutti voi appassionati di pallamano, noi ci ritroviamo con Handball Talk la settimana prossima. Buona pallamano a tutti, ciao. Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile. Coniglio tirato fuori dal cilindro. Un gol pazzesco. È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita.